intervistato Antonella Parlante per noi. Studio 1. Ci sono segreti, c'è una certa, così, una certa raffinatezza nell'esporre le cose e anche nella scelta dei personaggi, e questo è stato il successo per esempio di Studio 1. Avevo contato su Mina, soprattutto, poi c'era Walter Chiari, in Panelli. Così il maestro Antonello Falqui, classe 1925, da giovane allievo del Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, è insuperabile autore e regista di indimenticabili programmi della nostra TV, come Grandi Varietà, Musichiere, Canzonissima, Studio 1, Mille Luci. In Rai, senza mai abbandonarla, dal 1952, a lavoro per oltre 750 trasmissioni. Rigore, creatività, intuito, ricerca del bello e della perfezione, studio, dedizione e rispetto assoluto per il pubblico. Questi i suoi pilastri. Passo per uno severissimo, che poi in realtà poi non è che lo sono, insomma. Ma in studio sì. Quando lavoravo io, per esempio, nello studio non volava una mosca. Quante ore al giorno lavorava il maestro Falqui? 10. Quante volte faceva provare i numeri agli ospiti? 3 giorni. Il maestro Falqui non ha fatto mai sconti a nessuno. Ancora oggi ricorda il personaggio con cui ha litigato di più. Con Nureyev. Perché Nureyev non voleva essere ripreso da dietro, se non che, essendo un ballerino, si girava naturalmente ballando e quindi veniva preso per forza da dietro. E lui, guardando il monitor sulla telecamera, si arrabbiò e tirò, mi pare, un bicchiere di whisky sul monitor. Una tazza molto chic che portiamo da Lamberi e si chiama Dada Rumpa. Antonello Falqui è riuscito a regalare emozioni uniche, dalle musiche alle coreografie, dagli sketch, ospiti insuperabili come Alberto Sur. Sei la più grande cantante del mondo. Sei grande, sei una fagottata di roba, sei. Divertentissimo, con Mina era spassosissimo. Poi Mina lasciava molto spazio agli ospiti. Come dimenticare Totò, il principe della risata? Ma lui non è che provasse molto, anzi non provava quasi affatto. Poi faceva tutto così all'impronta. Chi sarà l'11ª Bluebell? Walter Chiari era fenomenale. E ha fatto tutto dal vivo improvvisando. È questo, agitare le mani, coi gesti. Diva indiscussa e assoluta per il maestro Falqui, resta sempre lei, Mina. Come Mina o come la Garà non ci sono più, perché il Varietà in genere, così, insomma, la rivista, il Varietà, Non è più quello di una volta, non c'è più lo spettacolo, quindi non ci sono più fucine dove nascano queste persone. Cosa guarda in TV? Guardi i documentari, guardi le foreste, i boschi, gli animali, Piero Angela, quelle cose, soprattutto quelle cose lì. L'intrattenimento quasi non c'è più. Se oggi si volesse provare a rilanciare il Varietà, il maestro Falqui chi chiamerebbe? Fiorello. Studio 1! Ancora una vostra...